Una giornata di studio a Palazzo Lascaris su beni culturali e paesaggio tra Langhero e Remonferrato. L'ha organizzata il Consiglio regionale con l'Università di Torino e l'Associazione culturale Antonella Salvatico per contribuire alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale di quest'area del Piemonte inserita nel patrimonio mondiale UNESCO. In contemporanea è stata esposta la mostra fotografica Langhe, Roero e Monferrato. Oggi stiamo insistendo molto sul turismo culturale e abbiamo qui una grande opportunità, l'opportunità di valorizzare le Langhe, Roero e Monferrato, che sono il territorio riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. E quindi bisogna partire dalla storia, bisogna partire dalla documentazione storica per capire innanzitutto come si è trasformato attraverso i secoli questo paesaggio, il paesaggio vitivinicolo innanzitutto, ma anche il paesaggio insediativo, come si sono creati gli insediamenti umani, come l'incastellamento ha proceduto a partire dal secolo X in avanti, come l'arte ha lasciato una sua impronta su questo territorio. Quindi la valorizzazione, e noi parliamo di valorizzazione turistica innanzitutto. Studi recenti hanno dimostrato sempre di più che la base per una valorizzazione consapevole e anche piena in termini quantitativi eventualmente del territorio passa necessariamente attraverso una conoscenza delle peculiarità, e questa per forza di cose si basa sulla storia e sulla, come dire, una più attenta e corretta analisi delle dinamiche che hanno portato alla trasformazione, alla sedimentazione di certi paesaggi così come oggi noi li vediamo.